La Marghera Bond, io credo prima di tutto è una grossa novità, una novità per la città, perché propone ai cittadini di partecipare finalmente, attivamente all'economia, non solo politicamente, ed è già molto importante, e questo sta accadendo in tutta Italia, ma anche un modo nuovo e diverso di dire la propria e di fare la propria parte con piccoli risparmi e con tante idee. Per cui Marghera Bond è aperta sia alla gente che vuole investire qualcosina, ma anche aperta ad attuare e a mettere in pratica nuove idee nell'ambito un po' sociale, ricreativo, quindi quello che un po' si può chiamare l'economia della cultura. Marghera Bond è società SPA ad azionariato diffuso, una cosa nuova, nuovissima, nata nei paesi anglosassoni e credo che in Italia sia una delle primissime iniziative. È un'iniziativa per gestire e sviluppare l'interesse della gente verso il governo delle iniziative pubbliche, dei servizi pubblici, delle necessità pubbliche. Credo sia un'iniziativa difficile, impegnativa, ma è sintomatico che nasca da Marghera, un quartiere del comune di Venezia che ha sempre sofferto, che sta soffrendo molto di più di altre zone per la crisi in essere da un paio d'anni.